riguarda tutti quanti e tutta la città. Qui rientra, il discorso è all'interno della realizzazione del punto di nascita, veniva a sparire in Abruzzo il punto nascita di Sulmona, perché soltanto 7 punti venivano considerati da commissari barati a livello regionale. Ora, siccome è inaccettabile appunto nasce la città di Sulmona, anche perché la chiusura di popolo, la chiusura di classe di sangue spinge a una migrazione in altre regioni, quindi è anche antieconomico rispetto alle regioni, noi dicevamo che andava ricondotto al di fuori dei parametri e di chi nasce che hanno, prevedendo una specificità di un'area geografica particolare, anche rispetto a quelli che sono i territori dell'Alta Montagna, diciamo del centro Abruzzo, e quindi impegnare il sindaco e il consiglio comunale a intervenire per non una deroga, ma riconsiderare il discorso di una nascita su Mona, anche perché il discorso l'ha fatto anche un altro tipo. Cioè, quante sono le nascite non soltanto a Sulmona, ma tra Sulmona, Popoli e Castelvitanto? Quanti? Questi qui c'è stata una mobilità passiva, addirittura io so che sono andati in Lazio, Campania e le Marche. Quindi andiamo a vedere perché a Sulmona è diminuito anche la nascita. Sono diminuita anche perché c'era da ristrutturare sia a livello di attrezzature, sia a livello di personale potenziale. C'è il punto nascere su Sulmona e non è stato fatto. Negli ultimi 3 anni, si ricorda che c'è stato un intervento in altre a Sulmona che dicevano che alcune strutture andavano riqualificate perché mancavano dei servizi essenziali. Se viene fatto questo all'interno dell'ospedale di Sulmona, diventa veramente un punto di riferimento non soltanto per il territorio della Valle di Ligna, ma per il territorio che va dall'Alto Sangro fino alla Val Pescara. Allora, riguardando questo discorso, noi impegniamo il sindaco, appunto, il consiglio comunale per intervenire per il punto nascita. C'è questa bozza di organizzazione dell'altra all'interno di Sulmona che rimette in punto nascita anche la pediatria, in modo però senza, c'è solo una cosetta, non più di tanto. Io so che non è compito del manager fare un discorso di questo tipo, è compito di oggi della Paraldi, quindi una votazione oggi vorrebbe dire che noi politicamente chiediamo all'organo politico, che è il commissario, anche organo politico, che è stata la persona alla Paraldi, di rivedere sia tecnicamente che politicamente qual è il significato del punto nascita nell'ospedale di Sulmona. Quindi questo è. Grazie, consigliere Gatta, sul sindaco. Sì, giusto così per completare, dal punto di vista del fatto ambientale il punto nascita di Sulmona è presente, quindi come presenta la pediatria. Come lei giustamente ha detto, sarà poi il compito della banca quello di dire ai limiti di 500 oppure dare la deroga. Noi, le dico molto francamente, puntiamo a non ottenere la deroga, a raggiungere i 500 nati in maniera tale che dobbiamo dire, come siete al settore, siamo per prendere la legge. Ma come ciò non fosse raggiunto, se arrivasse anche alle città attuali, sono tutto rispettabili tra l'altro, e che tra l'altro hanno come handicap per i fatti che lei ha appena addotto, e non solo, anche il fatto che si dice che si strombazza purtroppo che quel lato dell'ospedale, chi la convince, la mamma che deve partorire per la tempo, quindi non ci venga a parlare di crisi delle nascite quando poi si mette una ripresa che l'ospedale sta per cadere, si spiegassero piuttosto a farci l'ospedale nuovo un giorno alla regione di Giuseppe. Ecco perché il Consiglio Comunale va bene a uno di questi paletti, il richiamo alla nostra fotografia particolare, alla lontananza dei cittadini che stanno visitando da un territorio quando nascita messa da lontano, sarebbe del tutto incompatibile con la giustizia sociale, ma soprattutto la giustizia sanitaria nei confronti degli assistiti. Quindi il mio voto sarà senz'altro favorevole. Votiamo con il sistema elettronico, favorevole sì, contrari no, dichiaro aperta la votazione. Chiusa la votazione, 15 favorevoli, 3 consiglieri hanno votato, l'ordine del giorno il Consiglio lo approva all'unanimità.